le cose più belle. Leo. Le riconosci solo un attimo dopo che le hai perdute. Leo. L'Italia è il paese che amo. Leo. Qui ho le mie radici. Signor Presidente, io... Le mie speranze. Leo. I miei orizzonti. Ho finito. Devi lasciare. Non ti lasciare. 1994 è il frutto di una grande collaborazione tra tutti i reparti e tra il reparto regia e il reparto scrittura. Una stagione completamente irregolare, piena di sorprese. Quello che ti aspetti viene sempre scansato e ti viene proposto qualcos'altro. È una serie che rimette in gioco molte cose: i meccanismi narrativi, la struttura vera e propria delle vicende dei personaggi. Azione 2. Racconta un momento del nostro paese che è percepibile e assimilabile per tutte le generazioni. Azione! Per chi ha già visto 92-93 sarà indispensabile chiudere la trilogia. Per chi non ha visto le altre due stagioni potrebbe essere una gran bella sorpresa. La cosa nuova che c'è in 1994 è che cambia un po' il concept generale della serie. La grande sfida di questa stagione, avendo 50 minuti dedicati a un solo personaggio, è scavare nell'intimità di quel personaggio fino a rivelarne l'essenza. E quando invece ci sono degli episodi corali, c'è una forte unità di luogo e di tempo. Abbiamo deciso di raccontare solo certi momenti che secondo noi erano chiave. È bufera sul decreto Biondi. Erano chiave per la storia italiana, ma erano chiave anche per le storie dei nostri personaggi. La serie non racconta un mondo pulito, racconta un mondo che è pieno di astuzie, di compromessi, di corruzione anche, di grandi intelligenze all'opera ma spietate. Azione! Mi raccomando, dottore, attaccare sempre. E nello stesso tempo però è una serie che in questo terreno racconta l'animo umano attraverso i personaggi, le relazioni, le emozioni. Brusio, forza! Azione! Ho cercato di raccontare questo momento di delirio collettivo, di gente che protesta davanti ai palazzi di potere, della preponderanza della TV che condiziona persino la vita politica del paese. Mi ricordo l'eco dei TG della sera in casa che raccontavano la vittoria di Berlusconi, questo mondo politico rampante. Azione! Forza Italia! L'anno di uno scontro vibrante fra il mondo della procura di Milano e l'area al governo di Berlusconi. Riteniamo che il decreto legge appena emanato dal governo Berlusconi sia un attacco mirato a questa procura. Mi ricordo soprattutto i servizi che andavano nei telegiornali, ce li ho qua, mani pulite, questi arresti eccellenti, processi. Abbiamo pensato che il nostro lavoro potesse servire a ridurre l'illegalità nella società. Mani pulite ha fatto fuori una classe politica, si è creato uno spazio enorme, Berlusconi lo occupa con una manovra spregiudicata. O il decreto passa così com'è o ce ne andiamo tutti a casa. Tutto arriva a un punto e arrivano a un punto anche i nostri protagonisti. Chi è davvero Leo? Chi è davvero Pietro? Chi è davvero Veronica? La verità non ha lo stesso peso per tutti. Il mio, ora lo sai, è insopportabile. La prima parola che si dice quando inizia un set, il momento magico, sacro in cui si entra in scena, la parola è azione. Facciamo la prova girata. L'apporto degli attori in questa terza stagione è stato formidabile. Quest'anno avevano una consapevolezza maggiore, hanno potuto essere insieme a noi i creatori del mondo dei loro personaggi. La vuoi più? Cioè, nel senso, non abbiamo proprio sentito nessuno. Se gli portavi una cosa che a loro girava, dice no, ok, allora puoi fare questa cosa che hai pensato. A noi non cambia nulla, il concetto è lo stesso e funziona. Il presidente naturalmente è lì, a fianco alla camera. Con gli attori il lavoro che ho fatto è stato molto interessante perché da una parte ho ereditato quello che era stato fatto negli anni precedenti, dall'altra però c'era sia un paio di novità importanti e sia poi un'evoluzione proprio nei personaggi. Stefano, non ti preoccupare, riparti quando vuoi dal finale del monologo. Era la prima volta nella mia vita che mi capitava a distanza di 2 anni e altri 2 dopo di fare lo stesso personaggio. Ed è una cosa molto interessante. Quel lavoro che hai fatto in qualche modo si è sedimentato, ti ha lavorato anche nell'inconscio e te lo ritrovi. Effetti collaterali. Tremori, ansia, sogni e pensieri anormali.
Se non avevamo sogni e pensieri normali, non eravamo qui. Un protagonista di serie, non personaggio storico, è proprio un giocatore libero. I nostri personaggi inventati sono diventati iconici quanto poi sono quelli politici. Scusate, ma si entra nello spirito. No, questo è il nostro punto d'inizio, lo possiamo dire. Da lì poi abbiamo costruito tutto. A me non me ne frega un cazzo di fare il ministro. Io li voglio decidere, i ministri. In questa stagione, nel 94, Leonardo Notte è un uomo che non ha scrupoli, in più vince tutto, è un uomo dell'ombra, però lui può vivere questa sua condizione alla luce del sole. Allora, Notte, conquistatore o statista? Ha una personalità molto incisa, molto ben disegnata. Con lui il lavoro è stato quello di ribadire quel tipo lì di personaggio. Ma io è un uomo pieno di risorse. Appunto, sono sprecato per il posto che mi offrite. Deve superare un po' di angosce. Queste sue angosce sono sia legate a quello che sta accadendo, sia a quello che concerne la sua linea narrativa. Avevi ragione tu, sai, non sono un infame. E che mica migliore. Leonardo Notte è praticamente un uomo che è morto e risorto. È molto più spregiudicato. Lui vuole fare qualcosa di più importante, che ha a che fare con il progetto politico, non con una parte del progetto politico. Fai accadere quello che c'è in te e sarai salvo. Altrimenti quello che non avrei fatto accadere ti ucciderà. Quindi divento un collaboratore di Berlusconi e lo fa però all'interno dei palazzi del potere. Se vinciamo voglio una stanza a Palazzo Chigi, accanto a quella di Silvio. Leonardo Notte non ha un solo mentore. È un uomo che continuamente guarda le situazioni in filigrana. Ma tu esattamente cos'è che fai? È come se fosse la sua capacità di restare sempre all'ascolto. Una notizia, un articolo di giornale. Il suo mentore, secondo me, è il mondo che lo circonda. Ti vado a fare qualcosa di cui ti pentirai. Leonotte, alla fine, è un personaggio rock, cioè è un personaggio che veramente osa. E questo anche mi è sempre piaciuto di lui. La giacca e la cravatta, ma qualcosa di selvaggio che si anima dentro e che lo porta a fare le cose che fa. Guarda dove sei arrivata. Devi dimostrare di saperti muovere in questo mondo. Ma tu chi cazzo sei? Uno che ti conosce bene. La scelta di un attore cambia una serie, perché se al posto di Mira Leone ci fosse stata un'altra attrice, Veronica Castello non sarebbe Veronica Castello. Dovevo lasciare a terra morto. Quando abbiamo scelto Miriam Leone abbiamo riconosciuto quello che avrebbe potuto dare al personaggio di Veronica Castello. I panni di Veronica Castello sono cambiati e sono diventati i panni del 1994. Onorevole, buongiorno. In questa stagione ha un'evoluzione importante, quindi sarà molto interessante lavorare con lei. C'è una battuta molto bella che io ho preso proprio come filo conduttore per il personaggio per tutta la stagione. Devo trasmettere serietà, credibilità. La credibilità è quello su cui si basa il percorso di questo personaggio. Non solo è entrata in politica, ma ha vinto ed è arrivata finalmente nelle stanze del potere, di quel potere maschile cui lei è sempre stata al lato. Sei felice? Moltissimo. Gli obiettivi sono sicuramente avere una posizione di indipendenza dal doversi vendere o svendere o dipendere dagli altri uomini e quindi avere il potere proprio in quanto persona, non in quanto donna. Conosci l'onorevole Castello? Chi non la conosce? Il suo punto debole è un po' questo romanticismo disperato che si contrappone a un cinismo necessario. Te l'ho detto, dimentico in fretta. Sarà sempre combattuta tra ascoltare il suo cuore e poi dire no. Io però voglio essere questa cosa qui, voglio queste giacche, voglio essere sicura, serena, avere un futuro che non sia più di fuga. Un grande applauso per la nostra Veronica. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Il ruolo di guida è uno dei ruoli più difficili della serie, quello di irruenza che comunque ti allontana ma ti fa innamorare. È così perché poi lui ci ha dato lo spirito al personaggio. Attenti! Pietro Bosco, dopo due stagioni, è un personaggio che vive quasi da sé. Avendo avuto la possibilità di esplorare così tanto un personaggio, è quello di sentire veramente l'istinto e di stare in quello che gli sceneggiatori volevano raccontare. Onorevole, questo è il suo ufficio, che è accanto a quello del ministro. Mi piace molto il dolore di questo personaggio e mi piace anche come cerca di reagire ai tanti drammi che gli capitano nella sua vita. Mi sento felice, oggi liberiamo lì. Ecco, con lui ho fatto un lavoro molto molto interessante, perché è un personaggio che quest'anno fa un'evoluzione meravigliosa. Perché te sei sveglio, Batman, e io voglio che tieni gli occhi e le orecchie bene aperte. Mi sono fatto lasciare sorprendere da quello che gli avveniva, cercando di viverlo in diretta, ecco. Bello. Azione. Senza giudicare, senza
porre limiti a un personaggio che di limiti in realtà ne ha pochi, perché ti puoi aspettare di tutto quasi. Ma già che te eri un soldato, no? Ho fatto la guerra del Golfo. Il punto di forza del personaggio sono proprio i punti deboli. Tutto basato sul punto debole. Per quanto cerchi di coprirsi con armature, corazze, più si copre, più tende all'esplosione. Che a volte avviene, a volte non avviene. È un'esistenza che viaggia su un filo di un rasoio, insomma. Mi hai sputtanato, lo capisci? Lo capisci che mi hai sputtanato? Pietro Bosco deve tutto a fondamentalmente a due personaggi. A Bortolotti. Mi mancherai, Batman. Suo grande amico storico, che lo ha fisicamente traghettato in questa esperienza. Proprio un amico. E poi un mentore politico, strategico e Gaetano Nobile. Cosa c'entro io? Potrebbe aiutare il Bento a soffiare dalla parte giusta. Pietro alla fine impara come muoversi, come agire, come vivere una realtà che in realtà è lontanissima da lui. È quello della politica, insomma. Con una maschera che abbiamo tutti nella società. Ce l'ha pure Pietro. Anche l'uomo tigre ce l'aveva. In Parlamento con Veronica, chi ci può essere se non Leonotte e Pietro Bosco? Qua dentro sanno tutti chi sei veramente. Quando si incontrano Pietro, Leo e Veronica in questo 94, questo incontro genera moltissimo racconto e moltissime occasioni per uscire anche dalla politica e per entrare nello scontro tra caratteri che determina sia le loro sorti di uomini privati sia le loro carriere politiche. Con Leo c'è questo rapporto un po' di mentore, in qualche modo, di Veronica. C'è una bellissima evoluzione a un certo punto con Veronica Castello, il personaggio di Miriam. È come se Leo spiegasse a lei delle cose e lei le applica, ma a modo suo, quindi rilanciando ulteriormente. Non serve a questo la politica, a migliorare le cose. Leo è nei palazzi del potere da tanto tempo, Veronica è l'amante dei potenti da tanto tempo, quindi conosce i vizi e le debolezze dei potenti. Questo fa sì che i due personaggi abbiano molti punti in comune. Permesso. Ritrovarsi nelle stanze del potere significa avere un codice, un linguaggio nuovo. Lui è maestro nel girare intorno alle cose per ottenere quello che vuole. Veronica vuole imparare da Leo. Si servono l'uno dell'altra per arrivare al proprio obiettivo. Leo, perché mi stai facendo questo telefonato? Guarda che non ti sto chiedendo assolutamente niente. No? No. Leonardo Notte e Pietro Bosco sono proprio due personaggi, non voglio dire agli antipodi, ma molto diversi. Notte, Bosco, ha molto fratelli Grimm. Anche quando all'inizio le cose vanno bene, non è che ci sia una grande affinità fra loro due. Come per te ti fanno entrare a me no? Io non esisto. È nel momento in cui la situazione precipita che diventa davvero complicato. Pietro Bosco è un personaggio istintivo, anche se appunto il 94 ben coperto da una corteccia che si è creato nell'esperienza di questi tre anni. Spiegami una roba. Perché dovrei pararti il culo? Perché i favori in politica sono merce di scambio. Pietro è la parte maledetta di Veronica, che ogni tanto ritorna e scuote in qualche modo da questo mondo di signori grigi in giacca e cravatta. Mi dispiace, Pietro. È un problema serio uno come Pietro Bosco, perché comunque non sai mai come potrebbe reagire nelle situazioni. E quindi è un bel antagonista, insomma. Se io fossi amico di Pietro Bosco, gli consiglierei di scegliere le donne giuste, ecco questo. Soltanto. Ormai a me Leonardo Notte sta molto simpatico, se dovesse essere un mio amico. Forse non gli presenterei mia moglie, ecco. Ma lei dovrebbe sicuramente trovare un analista bravissimo. Musica! Azione! Avere due registi, secondo noi, è stato molto positivo, perché con puntate così diverse tra di loro, avere uno sguardo di un altro tipo di regista aiutava a preservare questa unicità di ogni episodio rispetto agli altri. Sono stili anche diversi, addirittura lenti diverse. Gli stili visivi sono vecchia Hollywood, Technicolor, il mare blu, le musiche di un certo tipo, tante libertà. Posso farmi una dove smetti di sorridere? Con Giuseppe Gagliardi ormai abbiamo fatto 92, 93, 94. C'è un rapporto di conoscenza profonda. Siamo cresciuti insieme, non c'è neanche bisogno di dirci niente. Ormai è come una danza. Diamo la posizione a loro due che sono qui davanti. Io Giuseppe lo capisco prima che parli. Alza una mano e dico, oh, va bene, allora aspetta, qua forse devo fare meno. Ma dobbiamo usare questo lato qua ora? Si trasforma sul set quando fa l'inquadratura. È come se avesse già tutto in mente e deve solo mettere le pedine nel posto giusto di quello che lui sa. Allora, veniamo col Fischer qui. Giuseppe era estremamente preciso su ogni singolo dettaglio e su tutto ciò che comporta l'estetica del film. Più forte, più forte!
Claudio, essendo subentrato in corsa in questo progetto, ha portato il suo modulo, che è quello invece di lasciare che le scene succedano un po' di più e che anche la macchina giochi con gli attori in un modo meno pensato prima. Poi certo. Lui si scavalcherà un attimo e siamo con la notte. Ha rimescolato le carte, questo è stato positivo, bello, entusiasmante. È un regista che ama molto la libertà di avere sempre campo libero a 360, di raccontare sempre tutto l'ambiente che è di fronte. Ok, stop, ci facciamo un pick up. In qualche modo spero di aver aiutato l'ingresso appunto di un nuovo componente in una famiglia che già esisteva. Avere accanto gli autori della sceneggiatura sul set è una grande novità. Il nostro compito, anche stando lì, è adattare o comunque fare in modo che la forbice tra quello che ti eri immaginato e quello che puoi veramente realizzare sia il più stretta possibile. Bello sapere tutto parlando. Sì, quello non so. Esattamente. Okay. Erano sempre lì con noi, ad ogni scena. Quindi non c'erano mai dubbi. Se ne avevi uno, parlavi con chi aveva scritto la serie. Ed era lì che ti spiegava il modo, ti spiegava l'atmosfera. Il processo è continuo, si scrive anche su set. Quando lei dice magari c'è un tempo che la traduzione, mettendo insieme sia il loro punto di vista che quello degli attori, ci si rende conto magari che le esigenze dei personaggi non sono probabilmente espresse al meglio secondo noi, però loro non si limitano ad accogliere le nostre osservazioni, le rielaborano ancora. È stato uno scambio bellissimo, con una grande libertà e grande rispetto reciproco. Se in una piccola didascalia è scritto sorride, c'è un perché, che ha un significato, che ha un senso. Ci sta anche, se ti interessa un po' più indietro. È bello poter difendere un punto con grande passione da entrambe le parti e poi però capire, convincerci, no, a vicenda di una cosa. Ci hanno proprio dato la libertà espressiva. Finché siamo qui, prendiamoci tutto. Il momento più difficile in una serie come questa è quello nel quale devi cercare di rendere verosimile, credibile personaggi che ancora sono viventi. Un lavoro di cast molto dedicato, perché quando si tratta di personaggi storici in vita e non in vita, insomma, la posta è alta. Mescolare personaggi reali e finti in Italia con nomi così importanti non è stata la cosa più semplice del mondo, e credo che ogni paletto che avevamo davanti sia diventata spesso un'opportunità creativa. 90% del consenso popolare, lei nel cuore degli italiani. Mani pulite? Quanto ancora può durare? La scelta che abbiamo fatto su Gerardi, che interpreta Di Pietro, è stata una scelta legata non tanto a andare verso la somiglianza fisica, ma più che altro siamo andati a beccare che tipo d'uomo era Di Pietro e che tipo d'uomo un attore come Antonio Gerardi poteva dare al ricordo di Di Pietro, e non renderlo una macchietta. Non c'è proprio intenzione di dare un giudizio a nessun personaggio. Non era la nostra missione e non è mai stata la voglia degli autori. Di Pietro non volare! Di Pietro non volare! Ho cercato un Di Pietro dentro di me, ma non avrei accettato di fare l'imitazione di Di Pietro. È stata una scelta di sottrazione, cioè più che mettere io ho pensato a togliere. Non è ancora ufficiale, ma ritirano il decreto. Non sono mai andato a vedermi i video di Di Pietro su internet, perché pensavo che fosse defocalizzante per me. Dietro che Ruzzolo non mette muschio, io resto come sto, scaglia. E quando ci ho provato, tendevo ad andare verso di lui e sbagliavo. Scaglio, uno più uno fa due. E quando torna? Abbiamo cercato di lavorare su delle sfumature meno visibili, ma che facevano arrivare allo spettatore l'immagine che si ha di Pietro. Questa è la pena che chiedo per gli imputati al termine di un lungo e complesso dibattimento. La cosa più difficile sono stati i processi. Quando si gira non hai nessuna libertà, devi rispettare anche le virgole. È stato abbastanza complicato anche con termini, insomma, che non mi appartengono, proprio le parole che non sapevo far uscire dalla bocca. Signori, scusate. In questa stagione ovviamente il personaggio di Berlusconi ha un'escalation importantissima ed è molto molto presente. Stasera ci vediamo tutti al concerto di Pavarotti e mi raccomando, nessun dorma. Nel caso della scelta per esempio di Paolo Pierobon, non abbiamo puntato lo sguardo verso i tic o le stranezze di Berlusconi, ma abbiamo cercato un attore carismatico che potesse anche raccontare degli aspetti privati che sicuramente non per
personaggio come quello ci sono. Veramente, ti giuro, chi sei? Beh, io sono uno che passa di qua. Il lavoro con Paolo Piero Bon è stato molto interessante perché avevamo entrambi la voglia di provare a scavare in maniera anche abbastanza inedita sul personaggio. Ma perché è la prima volta che metto questa camicia? No, come mai? Io mi trovavo con Paolo Piero Bon, che fa Berlusconi, a recitare. Non mi sentivo mai obbligato a niente rispetto all'aspetto pubblico che conosciamo di Berlusconi. Saluto. E poi le ricomposte. C'è sia un lavoro sul corpo, c'è sia un lavoro sulla voce. Pietro, che piacere. Dottore. Ah, yeah. Piano che con questo ci fermo gli assegni. Che ci sia un lavoro su alcune sfumature che insieme ridanno la giusta immagine che lo spettatore ha della persona realmente esistente. Per la foto, così. Con Leonotte ha un rapporto di maggiore confidenza e quindi certe cose venivano istintive. Ci siamo messi, abbiamo cominciato, abbiamo cercato. Uno sentiva che spostarsi in quel punto era più giusto, l'altro sentiva che forse era giusto seguirlo. Bravissimo, Leonardo. Ha fatto un gran bel lavoro di squadra e alla fine il lavoro di squadra paga sempre. È come se lui a un certo punto fosse veramente diventato Berlusconi, ha fatto un transfer pieno. Lui, fra un ciak e l'altro, non usciva mai dal personaggio, mai. Ero dietro di te ed è sempre pericoloso avere il presidente dietro di se stessi, hai capito? Mi divertivo perché era Berlusconi, era veramente Berlusconi. Messi altri 18 ordini di custodia cautelare. Di Pietro sembra aver messo nel mirino il presidente del consiglio. Il punto di partenza è stato quello di ricreare un po' più il mondo berlusconiano. Grazie. Viviamo molto di più il suo mondo, dove si muove Berlusconi e tutti quelli che ci sono intorno, chiaramente i protagonisti della nostra serie. Prego Bosco. La ricerca storica è stata una fase centrale, quindi cercare insieme ai capi reparto di individuare il look e lo stile come se fosse un film in costume di un'altra epoca vera e propria, non così vicina a noi. Azione! Quando qualcuno mi dice attraverso i volti ho rivisto quell'epoca, questo è il più gran complimento per noi sugli anni 90, perché è un film d'epoca questa serie. Dammi il piano su di noi. Ci lasciavamo dietro gli anni 80, si affermava moltissimo Prada, era il momento di Versace, un momento di grandi cambiamenti e di grandi idee, esplosivo proprio. Silvio, sono venuti a Palazzo Chigi due carabinieri. È un mondo ricostruito, preciso, fatto di colori, materiali. Il lavoro interessante fatto dallo scenografo, dal costumista, dal direttore della fotografia è stato quello lì di andare incontro a una ricostruzione emozionale di quell'epoca. Mi raccomando quelle luci, ricordatevi che è padrone della baracca qui, eh? Parliamo di 20-25 anni fa, che sembra non troppo lontano, invece forse il mondo tecnologico è quello dove abbiamo visto più grandi trasformazioni. C'è stato tanto da studiare, abbiamo veramente cercato di ricreare la realtà storica con una grande pignoleria. Abbiamo avuto la possibilità di fare un'analisi sia di quello che accadeva in pubblicità, la moda dove stava andando. È una ricostruzione di un mondo che non troviamo in location, abbiamo fatto tanti disegni e bozzetti. Per la grafica abbiamo riprodotto di tutto, dalle etichette che vanno reinventate fino a fare degli affreschi stampati. Poi quando non si trovano le cose vanno realizzate. I microfoni della sala del Consiglio dei Ministri li abbiamo ricostruiti. Un caro augurio di buon lavoro a tutti per la democrazia italiana. Quando abbiamo visto insieme ai registi che ricreando quella realtà storica su quella faccia, su quel corpo, andavamo in una direzione sbagliata, allora o ci abbiamo rinunciato o abbiamo aggiunto delle cose. In tre mesi avete fatto un lavoro incredibile. Per ogni stagione abbiamo trovato degli elementi in cui il look dei protagonisti cambia anche in base a cosa accade nella storia con la S maiuscola. Abbiamo gli occhi di tutto il mondo addosso, mi raccomando. Deve essere tutto assolutamente perfetto. Sono la fame, calo glicemico. Calo glicemico. Questo deve finirci. Ci sono troppi motivi per cui bisogna vedere 94. Credo che 94 sia rock and roll che musica classica. Sarà molto rivoluzionaria. Penso che abbiamo fatto una gran bella stagione. Sarà un'occasione anche fra 10 anni, rivedendola, di pensare all'Italia che c'è stata. La materia si prestava tantissimo perché fosse un anno esplosivo e credo che lo sia stato.
una serie che non si adagia mai. È una serie come non ci sono. La stagione più bella di tutte e tre. Metto lì questo chip sul tavolo. Vabbè, insomma, l'abbiamo già visto, lo vedremo adesso. Vogliamo raccontare tutto adesso. Una stagione un po' diversa dalle solite. Si può fare 95?